Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi uno dei video più attesi a livello calcistico, il video analisi di fine mercato. Ma prima di cominciare ragazzi vi ricordo gentilmente di mettere un like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside. E vi ricordo il sito www.acmilan.com, continuamente in aggiornamento, con notizie, foto, video, tutto ciò che riguarda 360 gradi il nostro amato Milan. Scusate. Analisi di fine mercato. È stato un mercato abbastanza attivo, importante, sia in entrata che in uscita. Che ha permesso a Milan di essere più forte dell'anno scorso. Vi ricordo prima le trattative e poi vi spiegherò perché secondo me è più forte. Allora, le trattative in uscita hanno lasciato un po' i tifosi un po', non voglio dire delusi, però un po' amareggiati, un po' dispiaciuti per le partenze di Auge e di Pobega. Auge che è stato ceduto perché, nonostante le qualità, nonostante tutto, non ha rispettato le aspettative. E Pobega semplicemente in prestito per permettergli, in quanto non ritenuto pronto a giocare in un centrocampo a due, è stato prestato prestito secco ad una squadra che giocherà con un centrocampo a due e quindi si allenerà, giocherà in un centrocampo a due per tornare l'anno prossimo pronto a giocare nel Milan e a fare parte della rosa del Milan. Gli acquisti sono stati acquistati Maignan, Florenzi, Bakayoko, Adli, anche se rimane in prestito, ma è stato acquistato, Messias e Giroud, senza dimenticare Balotelli, senza dimenticare in tutto ciò che sono stati riscattati Tomori e Tonali, acquistati definitivamente, e c'è stata la conferma di Diaz, 11 trattative in entrata. Ciò che significa? Significa che il Milan ha voluto fortemente riscattare i giocatori che l'anno scorso avevano fatto bene, tipo Tomori, tipo Tonali, che non aveva fatto benissimo, ma sappiamo tutti il valore di Tonali. Se esplode, Tonali è un gran bel giocatore e sarà un titolare per anni del Milan. Potrebbe anche togliere il posto a Benacer e forse anche già quest'anno. Occhio. E Diaz, che non parlo da frustato, non parlo da persona arrabbiata, parlo sempre in maniera lucida. Diaz, che per valore assoluto del giocatore è superiore a Çalhanoğlu. Diaz, che ad oggi, che ne dica la Lega, che ha segnato il gol a Leao, ma difatti la deviazione è fondamentale, il gol è suo, ha già fatto la metà dei gol fatti da Çalhanoğlu l'anno scorso in campionato. Gol ufficiali, non amichevoli. Perché dico che Milan è più forte? Perché forse posso essere attaccato perché negli 11 fondamentalmente sono gli stessi, e anzi a posto di Donnarumma c'è Maignan, a posto di Çalhanoğlu c'è Diaz. Per quanto riguarda la questione portiere, dico con sincerità che qualsiasi portiere fosse stato acquistato di quelli trattabili,
perché Noir, Ter Stegen, Alisson, Ederson non sono trattabili, nel senso che sono difficili da comprare, sono difficili che si spostino, infatti non si è spostato nessuno di tutti questi. Dei portieri acquistabili abbiamo preso un portiere giovane, affidabile, vincitore della Ligue 1 l'anno scorso, con maggiori clean sheet in Ligue 1. Dice, ma li ha fatti in Ligue 1. Pure Navas giocava in Ligue 1, ma non li ha fatti gli stessi clean sheet di Maignan. Con una squadra più forte ha fatto secondo, ha vinto Maignan. Che ci permette, dal punto di vista dello sviluppo del gioco, alternative interessanti, perché dal punto di vista del giocare con i piedi, Maignan è superiore a Donnarumma. Lancio lungo, lancio passaggio corto, è più forte nel giocare con i piedi. E per quanto riguarda l'alternanza Çalhanoğlu-Diaz, ho già spiegato quello che ne penso. Diaz a livello assoluto è più forte di Çalhanoğlu, è più giovane, può crescere. Çalhanoğlu c'ha già 27 anni. Queste può fare poco altro. Non ha mai fatto quello step per diventare un calciatore, nonostante avesse le qualità, ma non ha mai fatto lo step per diventare quel giocatore di livello superiore che faccia effettivamente la differenza. Era importantissimo per Pirlo l'anno scorso, ma non ha mai fatto lo step per diventare il giocatore che decide le partite. Quindi vado a dire che seppur nell'11 Milan opinabilmente può essere più o meno forte, io dico che Milan è più forte nel valore della rosa, perché se è vero che i campioni fanno vincere le partite singole, la rosa ti fa vincere i trofei. Questo lo dico perché? Perché Florenzi è più forte di Dalot, perché l'anno scorso, quando mancava Teo, doveva essere adattato un terzino destro a sinistra, invece oggi ce l'abbiamo di ruolo, perché Tomori ce l'abbiamo dall'inizio, perché Tonali ha pagato lo scotto del primo anno del salto dalla piccola alla grande squadra, perché Bakayoko, che già conosce l'ambiente ed è tanto, è più forte di me, te. Perché Messias è una sorpresa dello scorso campionato, pagato pochissimo, male che va, non lo riscatti. Perché Diaz, per l'ennesima volta, già spiegato come valore assoluto, è più forte di Ciano. E perché abbiamo quello che teoricamente è stato più volte chiamato come vice Ibra, ma che vice non è, perché è un titolare a tutti gli effetti, un calciatore che di livello assoluto, di un livello superiore, che segna, fa segnare, gioca per la squadra, ha gli attributi, ha esperienza e ha vinto tutto. Ha vinto mondiali, ha vinto Champions League, ha vinto Europa League, ha vinto campionati, ha vinto tutto. E fa la differenza in un gruppo. Una mentalità vincente. Ecco perché dico che Milan è più forte. Ecco perché dico ai tifosi di essere fiduciosi. Arriveranno tempi bui. I tempi bui ci sono sempre all'interno di una stagione. È umanamente impossibile pensare che tutto vada perfettamente. Anche l'Inter, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, però ha avuto i momenti bui. L'uscita dalla Champions è un momento buio. La prima parte di stagione era un momento buio perché non ingranava perfettamente. L'Inter ha cominciato a ingranare quando ha cambiato modo di giocare, quando dall'avere il pallino del gioco lo consegnava agli avversari per difendersi e ripartire in contropiede con Lukaku e con Makini. Quindi i momenti bui, i momenti di difficoltà all'interno della stagione ci sono sempre e ci saranno sicuramente pure per noi, ma è nella sua totalità che la stagione conta, è nella sua totalità che la rosa incide all'interno di una stagione. Ed è per questo che io sono fiducioso, vi autorizzo, non perché io sia chissà chi, ma vi consiglio vivamente di essere fiduciosi
è in quanto tifosi, io dico che il compito di un tifoso è quello di tifare la propria squadra. Le critiche stanno a zero, non servono a niente. Non per questo, non è che non siete autorizzati a criticare, ma a criticare in maniera costruttiva. Non a criticare tanto per ma Messias viene da Crotone, ma Messias è vecchio. Pure chi era vecchio? È arrivato ed è diventato un signor difensore. Per questo io sono fiducioso e vi consiglio di essere fiduciosi, di tifare sempre in Milan, di essere orgogliosi di tifare in Milan per la storia, per ciò che è, per la squadra più forte di tutti i tempi mai avuta, per ciò che ci aspetta nel futuro. Io con questo vi saluto, ragazzi, vi do appuntamento ad una probabile live che faremo forse già oggi. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo like, iscrizione, campanella, tutti i profili social, il sito. Ciao ragazzi, alla prossima. Sempre forza Milan.